so come mai, abbiate pazienza, spero che si senta. Deve mettere il dito dove c'è la ricetta rossa. Proviamo. Gelato. Allora, sono già state anticipate in particolare la funzione dei laboratori di coprogettazione, però proviamo a fare un passo indietro e a ripercorrere tutto il processo che stiamo iniziando, perché queste di fatto sono le conferenze di lancio che stiamo facendo in ciascuna delle 9 zone di decentramento del Comune di Milano per presentare insieme agli assessori, assessore Rozzi, assessore Balzani e ai tecnici del Comune questo percorso decisamente sfidante, impegnativo, ambizioso, ma credo molto, molto insomma, sicuramente utile e significativo. Allora, le fasi sarebbero 4 del percorso: una fase di ascolto delle esigenze, dei bisogni e delle priorità, la fase 2 dei laboratori di coprogettazione, adesso li declineremo una per una e cercheremo di capire in che cosa consistono, la fase 3 di voto, scelta dei progetti da realizzare, e la fase 4 che sarà appunto la fase di realizzazione degli interventi e di monitoraggio poi dei progetti via realizzati. Allora, vediamone una per una. La fase di ascolto è questa, che è partita circa 10 giorni fa. È la fase di incontri pubblici sul territorio, quindi incontri di raccolta dei bisogni, delle esigenze da parte dei cittadini. Come saranno questi incontri? Ci saranno degli incontri organizzati nei quartieri. In generale abbiamo previsto circa 5 incontri in ogni zona, distribuiti ovviamente sia dal punto di vista territoriale, cercheremo di essere il più possibile rappresentativi e distribuiti sui vari quartieri, e poi cercheremo anche di coinvolgere tutti i target potenzialmente interessati. Ovviamente saranno degli incontri aperti e non targetizzati, non faremo l'incontro con gli anziani piuttosto che l'incontro con i migranti. E evidentemente, anche in considerazione del fatto che nella rete di partenariato collaboreranno insieme a IRS e ad Aventura Urbana anche la rete ARCI e la rete delle Acque Milanesi, anche in funzione delle sedi in cui si realizzeranno gli incontri ci sarà probabilmente una prevalenza di alcuni cittadini rispetto agli altri. Pensate ad esempio al fatto che alcuni degli incontri verranno ospitati dalle sedi ARCI, quindi verosimilmente con più presenza forse di ragazzi, nei circoli ACRI ci sarà più presenza di pensionati. Però quello che si vuole fare è creare un ambiente che sia il più eterogeneo possibile, tenuto conto delle esigenze di tutti, quindi dicevamo pensionati ma anche colf e badanti, ma anche giovani, famiglie con bambini, eccetera. Quindi ascoltare le esigenze del territorio, raccogliere le candidature per la fase 2, diceva l'assessore Rozza prima, che sarà la fase di coprogettazione. Quindi questa fase è di ascolto dei bisogni, delle problematiche, delle esigenze da parte dei cittadini. Poi ci sarà una fase un po' più strutturata, la fase 2, la fase successiva. Ci sarà anche la possibilità, accanto a questi incontri più strutturati, della organizzazione di incontri cosiddetti fai da te, che non saranno incontri improvvisati, ma saranno incontri decisamente formati e preparati dai facilitatori, quindi dalle società che accompagnano questo percorso. Però già tanti cittadini, singoli o organizzati, ci hanno espresso la loro esigenza di coinvolgere dei gruppi di persone o di cittadini che loro conoscono. Ad esempio l'ARCI OIBO ha espresso l'esigenza di organizzare un gruppo autogestito, così come altri contesti verosimilmente. Poi circolerà una scheda anche tra di voi per sapere quanti e se sareste interessati a organizzare un incontro fai da te. Tutte le
delle sintesi di questi incontri organizzati e fai da te verranno, sintesi sintetiche ovviamente, verranno comunque caricate e rese pubbliche sul sito del progetto. Il sito del progetto è già attivo, poi ve ne parlerà la mia collega, comunque è www.bilanciopartecipativomilano.it e lo trovate anche in calce al documento informativo che vi è stato consegnato. Cioè saranno in streaming? No, saranno in streaming, saranno delle sintesi, delle sorte di verbali sintetici dei risultati degli incontri. Fase 2. Ah, non vi ho detto la tempistica, cioè la fase 1 è partita adesso e si svolgerà fino a settembre, quindi diciamo questi 3 mesi con un agosto che forse sarà attivo a metà, ma insomma l'idea è quella di condensare questi 40-45 incontri in questo periodo. Fase 2, ottobre. Ottobre ci saranno i laboratori di coprogettazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che coloro, i cittadini, cioè che hanno partecipato alle fasi d'ascolto, che si sono autocandidati a partecipare alla fase di coprogettazione, la fase successiva, saranno parte di questa seconda azione del percorso. Verosimilmente le autocandidature saranno maggiori delle possibilità poi di gestione di gruppi di coprogettazione che siano anche efficaci e funzionali a prendere delle scelte. Quindi saranno necessarie probabilmente delle selezioni, delle autocandidature che avverranno sulla base di variabili chiave scelte insieme ai tecnici del Comune di Milano. Però vi faccio un esempio, tipicamente cercheremo di definire una rappresentatività delle autocandidature, sicuramente per età, per genere, per professione, anche per distribuzione territoriale di queste autocandidature. Questi gruppi di coprogettazione quindi insieme ai tecnici del comune andranno a trasformare quelli che sono i bisogni, le esigenze, le problematiche emerse in progetti di intervento veri e propri. È ovvio che tutto questo non potrà essere fatto da soli, dai cittadini da soli, ma dovrà essere fatto appunto, come diceva l'assessore prima, insieme ai tecnici del comune, proprio perché andranno definite fattibilità realizzative, fattibilità tecniche, ma anche sostenibilità finanziarie di questi progetti che via via verranno proposti e articolati. Questa è la fase 2. La fase 3 sarà la fase di voto. La fase di voto vuol dire la fase di scelta dei progetti. Quindi passiamo dalla fase di raccolta dei bisogni, di esigenze, priorità, declinazione di questi bisogni in progetti di intervento. Questi progetti di intervento andranno votati dalla cittadinanza. Cioè questi progetti verranno pubblicati sempre sul sito. Il sito sarà, come dire, la nostra grande piattaforma di riferimento. Saranno votati dai cittadini via web. Allora, ovviamente ci rendiamo conto che ci sarà una fetta di cittadini che per vari tipi di problematiche, proprio perché non ha la connessione, non dispone di un computer, oppure non ha dimestichezza con internet, dovrà essere assistito in questa fase di voto. E quindi oltre alla possibilità di votazione online ci saranno dislocati per Milano tutta una serie di punti di supporto con degli assistenti per il voto assistito. Per ciascuna zona saranno scelti i progetti più votati fino all'esaurimento delle disponibilità del milione di euro per ogni zona. Infine l'ultimissima fase è: una volta votati i progetti si deve passare alla fase realizzativa. Fase realizzativa, quindi il Comune di Milano provvederà a istruirne appunto la fattibilità tecnica e avviarne la realizzazione secondo le modalità che avete sentito prima, e lo stato di avanzamento dei progetti sarà monitorato via via e le informazioni saranno poi caricate sul sito web del progetto. Quindi questo è il processo delle 4 fasi che dicevamo. Poi ovviamente se ci sono domande specifiche o richieste di approfondimenti e ulteriori specifiche le faremo. Adesso
passo la parola alla mia collega che entra nel dettaglio invece delle procedure. Buonasera a tutti. Allora, vi presento rapidamente, in modo da lasciare poi spazio ai vostri interventi, alle vostre eventuali domande, gli strumenti di comunicazione che stiamo utilizzando e cominciamo a presentarvi qual è il ruolo che noi come IRS e Avventura Urbana, che abbiamo detto sono le società che stanno gestendo questo processo, ricopriamo poi nella gestione degli incontri per cominciare a darvi l'idea di come verranno gestiti. Allora, per quanto riguarda la comunicazione, il sito già richiamato prima, bilanciopartecipativomilano.it, è il sito di riferimento del progetto ed è, come dire, il punto di riferimento più aggiornato rispetto a tutto quanto si sta calendarizzando e si sta realizzando nelle zone. Quindi trovate sia la presentazione di tutto il percorso, trovate quella stessa brochure che avete in mano, si può reperire sul sito web, se mi giri la slide. Entrando nel sito voi trovate una sezione che si chiama appunto per partecipare alla fase di ascolto, viene proposto prima di arrivare alla fase di ascolto di leggere il documento e questo stesso documento che avete in mano lo potete scaricare qui e una seconda sezione del sito dove è possibile trovare gli incontri, quindi le sedi e i calendari degli incontri attraverso una mappa georeferenziata, così che ognuno possa individuare l'incontro più vicino o a dove abita o a dove lavora o alla sua quartiere di interesse rispetto alla dislocazione che verrà definita. Ad oggi sono definiti gli incontri, i primi incontri di ascolto in ogni zona, quindi sul sito trovate i riferimenti per i secondi incontri, diciamo, quindi quello che segue all'incontro di presentazione, e appena verranno validati saranno caricati tutti i date, orari e indirizzi degli incontri. C'è poi una terza sezione che si chiama Organizza il tuo incontro, dove si troveranno tutte le indicazioni per realizzare questi incontri fai da te che di cui vi abbiamo appena parlato. La cosa che vorrei sottolineare su questo è che l'organizzazione degli incontri fai da te per rientrare all'interno di tutto questo processo, come dire, deve essere comunicata, l'interesse all'organizzazione deve essere comunicata attraverso la mail che trovate sul sito oppure attraverso di noi che saremo presenti a tutti gli incontri e verrete invitati a partecipare a un incontro di formazione perché ci teniamo al fatto che questi incontri, per quanto auto-organizzati, riescano comunque ad avere una certa omogeneità, soprattutto nelle sintesi che poi emergeranno da questi incontri. C'è poi un modulo di registrazione per rimanere informati. Il sito, come dire, è il luogo in cui voi trovate tutto quanto a livello di aggiornamento maggiore che si può avere. Oltre a questo c'è una pagina Facebook, anche questa viene aggiornata con tutte le calendarizzazioni degli incontri, una Twitter da seguire e la mail che vi dicevo prima che è info@bilanciopartecipativomilano.it. Oltre a tutta la comunicazione online stiamo realizzando anche della comunicazione in altra forma, proprio pensando che la comunicazione online fa una parte ma non basta, quindi stiamo distribuendo nei punti diciamo nodali della città, quindi scuole, biblioteche, consigli di zona e così via, le piscine, quelle manifesti che vedete appesi lì e ne abbiamo anche portati alcuni qua che sono qui all'ingresso nel caso qualcuno di voi abbia la disponibilità di posizionarli in luoghi di interesse o di passaggio o nelle proprie associazioni o nel proprio palazzo, nei propri comitati, così che giri il più possibile almeno l'informazione del fatto che questo percorso è avviato e sta cominciando.
Quindi se qualcuno è interessato a prenderli sono a disposizione e noi nel frattempo proseguiamo nella distribuzione di tutti questi materiali. A che punto siamo con gli incontri di presentazione? Come si diceva prima, gli incontri di lancio come questo che cui state partecipando oggi si stanno quasi concludendo, nel senso che li abbiamo realizzati tutti in questa settimana, tranne zona 3 che si terrà settimana prossima, mercoledì 15 luglio. A seguito di questi, da settimana prossima partiranno gli incontri della fase di ascolto, quindi non più un setting come questo in cui noi parliamo e voi ascoltate, ma viceversa. In zona 5 il prossimo incontro è previsto per il 22 luglio presso la sede dell'Arci Bellezza, in via Bellezza 16 alle 18.30. Appena disponibili, abbiamo già ipotizzato anche con l'aiuto del presidente di zona la dislocazione dei prossimi incontri in modo da cercare di coprire non tutti i quartieri, perché questo non sarà possibile, però quantomeno le aree della vostra zona, e quindi riuscire a calendarizzare i prossimi incontri che saranno nel mese di settembre non più soltanto nella zona più verso il centro come questa, ma arrivando anche nelle altre aree che compongono la zona. Appena disponibili saranno sia caricati sul sito, sia vi verranno comunicati tramite le mail che ci avete lasciato. L'invito per tutti è quello, se avete la disponibilità, di far girare queste informazioni il più possibile nelle vostre reti, nelle vostre mailing list, nelle vostre associazioni, così che quanti più cittadini possibile abbiano l'opportunità di partecipare se lo desiderano. Come ci poniamo noi come accompagnatori di questo processo? Allora, si tratta di un processo, e parlo soprattutto di questa prima fase di ascolto che parte nella vostra zona dal 22 di luglio. Una fase di ascolto che dovrà, seguire una metodologia omogenea in tutte le zone e in tutti gli incontri che verranno fatti, nel quale noi ricopriamo un ruolo di conduzione e facilitazione del processo. Come avete visto, gli incontri disponibili sono un numero definito, usare al meglio questi incontri è nell'interesse di tutti perché si possa far emergere quanto più possibile le necessità e i bisogni di ogni quartiere e di ogni zona. In questo senso noi ci siamo proposti all'amministrazione, e quindi abbiamo anche avuto l'assegnazione di questo incarico, attraverso un ruolo di garanzia di un metodo di ascolto attivo e di partecipazione, di facilitazione dei processi comunicativi tra le persone che ci saranno, anche per favorire la valorizzazione e la condivisione tra diversi soggetti che saranno presenti in questi incontri di conoscenze e competenze che potranno essere anche molto differenziate, perché sappiamo che ci sono soggetti, di cui molti tra di voi, che fanno parte di comitati, associazioni molto attivi, ma hanno la stessa possibilità, opportunità di partecipare, giustamente devono essere ascoltati anche semplici cittadini che non sono dentro a nessuna organizzazione, che hanno, sono assolutamente invitati a partecipare. Quindi in questo senso il nostro compito sarà anche un po' quello di tenere in equilibrio le diverse appartenenze che poi saranno presenti a questi incontri. E la restituzione dei materiali e le sintesi che verranno pubblicate sul sito, così che ognuno di voi, se interessato, andando sul sito può sapere che cosa è nel giro di 3-4 giorni dall'incontro, può vedere che cosa è emerso nell'incontro di ascolto e quindi se tenersi aggiornato anche se non ha potuto partecipare. Alcune attenzioni che cominciamo a dire adesso, perché verranno poi richiamate in tutti questi incontri di ascolto, le richiamiamo adesso perché riteniamo che siano fondamentali perché questi incontri di ascolto riescano, e perché possono essere anche delle attenzioni da darci già in questa fase di intervento vostro appena avrò finito. È che i tempi saranno
chiaramente definiti e limitati, gli incontri non potranno durare giornate intere, anche se le esigenze dei quartieri saranno tantissime, bisognerà limitarli nel tempo, quindi la richiesta che viene fatta a tutti per stasera e per i prossimi incontri è di circostanziare il proprio intervento, cercare di fare interventi il più possibile sintetici per garantire la parola a tutti. E l'altra attenzione importante è quella di sforzarsi di utilizzare questi spazi per portare esigenze, bisogni e problematiche che abbiano in qualche modo una ricaduta collettiva, cioè non ci interessa tanto sapere se voi personalmente avete il problema del vicino di casa che innaffiando le piante vi bagna i panni stesi, è un problema, però in questo caso andiamo alla ricerca di problemi ed esigenze che abbiano una chiave un pochino più comune e collettiva, anche perché vengono votati, certo, quindi la logica è quella di guardare bisogni e esigenze un po' di ampia scala, anche nell'idea che bisogni e esigenze diverse possano attraverso questo processo cercare di connettersi, quindi tra bisogni di appunto sistemazione di spazi e altri bisogni che possono emergere in relazione a quel quartiere. Proprio nella logica che questo possa essere un processo che rispetto ad altre modalità di scelta di interventi ha l'opportunità di far emergere anche dei progetti di tipo innovativo che riescano a mettere insieme bisogni diversi e che possano anche nascere dalla creatività di persone che normalmente non sono nel ruolo di definire interventi e prendere decisioni. In questo senso vi chiediamo di fidarvi del metodo che viene proposto nel momento in cui parteciperete agli incontri, al momento dell'inizio degli incontri di ascolto verrà spiegato bene come funziona il momento dell'incontro e così da arrivare insieme alla costruzione della mappa dei bisogni della zona. Infine, ultimissimo appunto, vi ricordo per chi non l'ha fatto, anche se mi siete sfuggiti in pochi, di registrarsi all'ingresso, ci sono dei registri, stiamo raccogliendo nominativi un po' perché è importante in un processo come questo tenere il conto di quante sono le persone che effettivamente presenziano agli incontri, un po' perché lasciandoci i vostri nominativi e soprattutto la mail se l'avete, vi teniamo informati tempestivamente sulla calendarizzazione degli incontri. Infine, dando un po' avvio a domande di chiarimento o interventi, reazioni che potete presentare, vi chiediamo anche di, nel frattempo, compilare una brevissima scheda. Una brevissima scheda che abbiamo pensato di sottoporvi per cominciare a raccogliere dalle persone che sono presenti a questi incontri di avvio una prima reazione rispetto a quanto vi è stato presentato, quindi rispetto a questo percorso che sta iniziando, perché magari alcuni di voi adesso parleranno ma sicuramente non riusciremo a dare la parola a tutti, e la disponibilità a diffondere le informazioni nei vostri quartieri, nei vostri luoghi di lavoro, di abitazione, e eventualmente la disponibilità a organizzare gli incontri fai da te di cui si diceva prima. Questo perché cominciamo a raccogliere delle adesioni, poi ne potranno arrivare delle altre, però avendole per tempo noi riusciamo anche a organizzarci, perché considerate che siamo contemporaneamente su tutte le 9 zone, quindi anche il lavoro organizzativo richiede un po' di tempo per funzionare. E infine, proprio per non sprecare nessuna occasione di incontro con voi, perché speriamo di vedervi ai prossimi incontri, ma non ne siamo certi, nella pagina dietro vi chiediamo se potete cominciare a annotarci in forma molto sintetica i 2 principali bisogni e esigenze che vedete per il vostro quartiere o la vostra zona, scrivendoci chiaramente di fianco di quale zona, quartiere, via, piazza parliamo. E infine sotto ricordatevi, se ci lasciate la scheda, di firmare per acconsentire al trattamento dei dati che vengono richiesti. Nel frattempo che facciamo circolare queste schede, io aprirei gli interventi in modo tale che... Grazie.
ultimissime precisazioni. Allora, la prima è che purtroppo, o per fortuna, dal momento che siete stati così numerosi stasera e quindi la zona 5 già si presenta parecchio attiva e animata, non tutti avete potuto disporre del documento informativo, quindi di questo ci dispiace molto, però come dicevamo è scaricabile da internet, quindi dovrebbe essere abbastanza agevole. Una precisazione, mi sottolineava prima l'assessore Rosa, probabilmente non è stata chiara, vale la pena ribadirla, e cioè con il 22 di luglio, quindi prossimo incontro della fase di ascolto, quindi vero e proprio incontro di ascolto e di raccolta dei bisogni per la vostra zona, parte, diciamo, la partecipazione attiva dei cittadini. Allora, ovviamente ciascuno di voi e i cittadini della zona 5 dovranno decidere a quale incontro partecipare, perché adesso noi faremo, dislocheremo questi 4-5 incontri che faremo da adesso fino a fine settembre nella zona 5. Ovviamente ciascuno di voi dovrà decidere a quale incontro partecipare in funzione della distribuzione sul territorio, quale vi è più comodo in sostanza. Ovviamente non a tutti e 5, perché come dire, sarà una replicazione degli stessi incontri di raccolta dei bisogni nei vari quartieri della zona. Quindi per evitare di essere stati confusi di prima, valeva la pena ribadire. Adesso, se ci sono domande o richieste di chiarimenti, a voi la parola. Grazie. Grazie. C'è una cosa che forse non ho capito bene, il bilancio partecipativo, perché leggendo le brochure e sentendo anche gli interventi, e questo bilancio dovrebbe servire per lo più a sistemare le cose che non vanno nella zona, però in questi anni come cittadini noi abbiamo sempre segnalato delle cose che non vanno, o con Partecipami oppure direttamente sulla pagina del comune. Solo che fino ad oggi queste segnalazioni erano gratuite. Adesso ci viene dato un bilancio per riprendersene una parte per fare questa manutenzione. Io la vedo così, chiaramente, magari non è proprio completamente così. Cioè una parte di questo bilancio verrebbe preso, quasi diciamo restituito dai cittadini per avere una manutenzione. Una manutenzione che dovrebbe essere già fatta. Se un marciapiede è rotto, ma non un pezzo, non so, ho 100 metri di marciapiede rotto, vengo qua, lo metto in bilancio partecipativo e viene votato, anche lì non so come mai, ma viene votato, il comune prende una parte di questo bilancio che in pratica in tasca nostra se lo riprende e lo mette in manutenzione del marciapiede. Quindi è una segnalazione che diventa onerosa, che devo pagare. È come se in casa mia, prima di farmi la doccia, dovessi fare un'assemblea con tutti i familiari e farmela votare, se no non mi faccio la doccia, resto sporco fino a quando qualcuno non voterà questo mio progetto. Il paragone è sciocco, ma rende l'idea. E io pensavo che il bilancio partecipativo fosse qualcosa dove i cittadini offrono delle idee che permettano di cambiare qualcosa o di fare qualcosa più bello. Per me la manutenzione non ha senso che venga messa nel bilancio partecipativo, lo dirò troppo tardi, non saranno tutti d'accordo, però questo è quello che penso. La manutenzione deve essere fatta comunque da chi deve farla, dal comune, dalla provincia, dallo Stato, da chi sia, ma non può essere pagata da noi restituendo una parte di questo bilancio che ci è stato dato. Grazie. Allora scusate, forse mi sono espressa male, perché banalizzare questa cosa nella manutenzione forse è colpa mia che mi sono espressa male. Allora io per rendere l'idea di cosa è la coprogettazione rispetto a ciò che non ha bisogno di essere coprogettato ho fatto un esempio. Però siccome sembra che stiamo dicendo che serve per la manutenzione della città, allora il piano strade c'è, va avanti e quando voi segnalate si aggiunge e si va avanti e si lavora. Era per chiarire che se mi si viene proposto che c'è un incrocio
all'interno della quale forse è più bello farci una piazza, e allora lì si apre un tavolo di coprogettazione, perché la piazza la condividiamo nella sua struttura, nella sua forma. Non è per fare le manutenzioni, perché per fare le manutenzioni già i soldi vostri li spendiamo. Come? Non è che c'è questo milione, ce l'ho in tasca io, questo milione di tutti i cittadini milanesi. Voi avete, vi si sta facendo